Grazie. Prima di tutto ringrazio il Presidente Treppi per l'invito, per illustrarvi qui un po' il fotovoltaico e il ruolo del fotovoltaico per il futuro, per un'energia pulita. L'idea di questa presentazione è di darvi un po' un quadro sul problema energetico in genere dell'umanità e quali sono le possibili soluzioni, che tipo di energia pulita esiste, o quali sono le energie rinnovabili. Poi vi farò anche un po' vedere quanto è la potenza installata un po' in Europa, nel mondo, e dove un po' sta lo sviluppo, e poi vi parlerò anche un po' di alcune problematiche specificamente che riguardano l'energia del fotovoltaico. Io faccio parte del Center for Hybrid and Organic Solar Energy, CHOES, che è un centro del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Roma Tor Vergata, e devo ringraziare anche un mio collega Andrea Reale che mi ha fornito una buona parte di questo materiale. Qui, siccome io non sono uno sperimentale, quindi io non sto in laboratorio, faccio le celle, ma sono un teorico, faccio le simulazioni, quindi cerco di capire cosa sta succedendo nelle celle solari e altri tipi di dispositivi. Questo più o meno è il piano di questa presentazione. Quindi parlerò prima un po' del fabbisogno energetico, come si evolve, come si è evoluto anche nel tempo, quali sono le fonti di energia che l'uomo ha a disposizione, poi un po' le problematiche dell'energia da fonti fossili, che probabilmente più o meno tutti già lo sapete, ma comunque lo ripeto. E poi farò vedere quali potrebbero essere le soluzioni, quindi le energie rinnovabili, quali tipi ci sono, più o meno come vengono già utilizzati, e poi entrerò un po' nel dettaglio del fotovoltaico. Vi spiegherò prima il principio di funzionamento del fotovoltaico, lo status attuale, dove siamo, quanto sono buoni i pannelli che abbiamo adesso a disposizione, quanto viene già utilizzato e alcune sfide per il futuro. Credo non vi parlerò veramente delle cose che faccio io, che non ci sarà tempo. Senti, e rispetto al costo? Questo sì, vi farò anche vedere costi a confronto. Ci ho preso dati anche da studi delle grandi dei grandi centri di studio che lo studiano molto, molto approfondito. Cominciamo un attimo a vedere qual è il bisogno dell'umanità in termini di energia e quali sono le problematiche che l'umanità dovrà affrontare nel futuro. E questo qui è una slide che è un po' vecchiotta, è dal 2003, che è stata fatta vedere da un premio Nobel per la chimica, il professor Smalley, che ha evidenziato le principali problematiche che dovrà affrontare l'uomo. E il punto prima, infatti, è l'energia. Cioè, l'uomo ha un problema di energia, nel senso che, come vedremo dopo, nell'arco della storia il fabbisogno energetico dell'uomo è cresciuto moltissimo negli ultimi 200-300 anni, e continua a crescere, e anche la popolazione cresce, quindi in conseguenza anche il fabbisogno energetico cresce. Mentre solo al secondo punto poi c'è l'acqua e poi il cibo, e addirittura solo sul sesto posto, ad esempio, c'era a suo tempo terrorismo e guerre. Il professor Smalley poi, che era uno dei padri delle nanotecnologie, che è un po' molto in auge, si chiedeva a suo tempo come si possa garantire energia a sufficienza per 10 miliardi di persone che saranno probabilmente nell'anno 2050. Quindi come si può garantire l'incremento, nel senso che c'è un incremento dei consumi da oggi fino al 2050, come si può garantire che c'è abbastanza energia per affrontare questo incremento? E in più c'è il bisogno, prima o poi viene senza dubbio il bisogno, che si devono sviluppare delle energie pulite, e questo probabilmente già si deve fare molto per arrivare al 2050. E se si riesce a fare questo sviluppo, lui pensa che questo garantisce anche pace, e soprattutto se questa energia può essere a basso costo, quindi se non ci sono
paesi o parti di popolazioni che hanno accesso a energia solo perché è cara, mentre la massa non ha accesso. E per fare questo le tecnologie attuali non bastano. Vediamo un attimo come si è evoluto il consumo di energia nella storia, quindi cominciando da più o meno 3.000 anni fa, dove la fonte di energia principale era il legno, quindi ardere legno dava l'energia, e poi per tantissimo tempo, fino quasi ai nostri tempi, il consumo di energia dell'uomo era insignificante, praticamente zero. Solo quando l'uomo cominciava a usare il carbone come fonte di energia, il consumo di energia è cominciato a crescere esponenzialmente, quindi con la rivoluzione industriale anche il consumo di energia è cresciuto di moltissimo. Nel 1914, ad esempio, si consumavano più o meno 32 tonnellate di carbone ogni secondo. Se guardiamo nel 2018, ogni secondo si consumavano qualcosa come 250 tonnellate di carbone, più 1000 barili di petrolio e 100.000 metri cubi di gas. Poi più in là vediamo anche qual è la conseguenza di tutto ciò. È un dettaglio, cioè questa età più... in cui diciamo, lo sviluppo è portato dalla tecnologia e anche chiamato l'antropocene, cioè l'era in cui la tecnologia è il fondamento dello sviluppo. Vediamo un attimo quali sono le energie che sono sfruttabili dall'umanità. Prima di tutto, quanta è il consumo di energia nell'anno che viene utilizzato al momento? Questo è il numero che avete qui a sinistra in alto, cerco di indicarlo con il mouse. Al momento l'uomo utilizza qualcosa come tra 13 e 16 terawatt all'anno. Cioè terawatt per anno sarebbe l'utilizzo di energia, e un terawatt sono 10 alla 12 watt, ok? E questo numero uno lo deve tenere a mente quando uno poi va a confrontare questo numero con le risorse che abbiamo a disposizione. Qui nella figura a destra è fatto vedere quali sono le principali fonti di energia e quanto più o meno si pensa che diciamo, quanto abbiamo a disposizione di queste diverse fonti. Qui abbiamo alcuni a destra che sono le fonti da sorgenti fossili. Abbiamo il carbone, che è il grosso, di cui abbiamo più o meno 900 terawatt per anno a disposizione. Poi c'è l'uranio, che viene utilizzato nei centri per produrre energia elettrica dal nucleare. Poi c'è il petrolio e il metano, il gas naturale. Okay? Mentre sulla sinistra ci sono tutte le fonti che chiamiamo le fonti rinnovabili, tra cui c'è il vento, cioè possiamo produrre energia sfruttando l'energia del vento, c'è la biomassa, che però è relativamente piccolo, come vedete, cioè ad esempio qui si può vedere quali di queste fonti potranno coprire il fabbisogno dell'umanità annuale. Poi abbiamo anche l'energia idroelettrica, geotermica, delle onde marine, e poi questo grosso giallo qui è l'energia che ci fornisce il sole in un anno, e vedete che questo qui è un numero enorme, che è più di 1000 volte quello di cui l'uomo ha bisogno. Okay? Quindi il sole alla fine è la nostra fonte di energia più grossa e allo stesso tempo anche quella più rinnovabile, perché quella ci darà energia per i prossimi 4 o 5 miliardi di anni senza interruzione, senza che non si deve fare niente.
tutte queste fonti che vediamo qui a destra, che sono quelli fossili, in genere sono tutti dei carburanti, diciamo, che dobbiamo andare a cercare sottoterra, cioè questi li dobbiamo prima scavare e poi trattare in modo adeguato poi, per poi veramente poterli utilizzare come fonte di energia. Quindi già da questo si vede che il sole da solo potrebbe per sempre dare tutta l'energia necessaria all'umanità. E vediamo un attimo come si è evoluto un po' l'utilizzo delle diverse fonti di energia e come si compone attualmente l'utilizzo delle diverse fonti di energia. Sulla sinistra c'è un'immagine che non è molto nuova, credo è del 2001, che poi però contiene la proiezione di come si pensava si evolve l'utilizzo di diverse fonti. E qui abbiamo ad esempio che dal 1970 quello che cresceva di più era l'utilizzo di petrolio, poi il carbone un po' di meno, poi il gas naturale pure, che poi a un certo punto supera il carbone, mentre le energie rinnovabili facevano solo una piccola parte davano una piccola parte dell'energia totale utilizzata per fare energia. Questo qui è l'energia totale, credo, e qui sotto c'è anche l'energia nucleare. Se vediamo un po' più in dettaglio come si compone l'utilizzo di energia, cioè questa barra qui sarebbe il 100% dell'energia che utilizziamo, vediamo che più o meno un 37% viene coperto dal petrolio, un quarto dal carbone, un 23% dal gas e una piccola percentuale, quello rimanente, e da altre fonti, di cui il nucleare è la parte più grossa. Poi c'è una parte di biomassa e poi una parte un po' più piccola dell'energia idroelettrica e poi di nuovo una piccola parte rimanente che è composta da diverse fonti rinnovabili, di cui la maggior parte è energia solare, che però viene utilizzata in questo caso per produrre calore. Volevo fare una domanda, ma di tutte queste energie, quali sarebbero quelle pulite, quelle al contrario del petrolio che rilascia? Allora, quelle pulite qui, come vedremo poi anche più in là, sarebbero, io farei diciamo, la divisione qua, dopo il nucleare, perché il nucleare, come sappiamo, è il problema dei rifiuti radioattivi, che sono un grosso problema. Quindi da qui in là più o meno si possono chiamare energie pulite. Se guardiamo nel XX secolo, lo sviluppo in qualche modo era garantito dalla presenza di petrolio a basso costo, mentre la domanda è nel XXI secolo, in cui il petrolio probabilmente avrà sempre meno importanza, quale sarà il per così dire il driver per lo sviluppo economico. Questo qui è un altro tipo di guardare il fabbisogno energetico. Questo qui era nel 2004 a sinistra, in cui vediamo di nuovo la suddivisione nelle diverse fonti di energia, e poi a destra abbiamo una proiezione di come potrebbe essere composto l'utilizzo di energie nel 2050, in cui si prevedeva in questa proiezione che prima di tutto vediamo che il fabbisogno totale in energia salta da 14,5 terawatt a tra qualcosa da 30 a 60 terawatt, quindi duplica o triplica, e qui si pensa che si dovrà spostare le fonti di energia soprattutto sulle fonti, quelli qui a destra, che sono solare, vento e geotermico. L'idroelettrico qui viene assunto che più o meno rimane alla sua percentuale, mentre quello che si abbassa molto sono tutti quelli di fonte fossili,
E qui probabilmente si pensava che la fusione fosse una possibilità per il futuro, che però al momento non sembra che mai si arriverà a poter usare veramente la fusione come fonte di energia. Cioè sono, non so, 40 anni o qualcosa così che si fa ricerca sulla fusione, ma non sembra che si fa grandi passi avanti. Quindi questo qui è un po', e non so quanto, non so quanto questo qui poi diventerà mai realtà. Vediamo un po' di alcune delle problematiche delle energie fossili. Il primo è che, siccome sono fossili, vuol dire che non ce n'è una quantità infinita, quindi a un certo punto andranno a esaurirsi. Questo vale anche per l'uranio, perché c'è una certa quantità di uranio sulla Terra, quando è utilizzata, quando è finita, finita. Questo qui è solo un esempio di come l'esaurimento di una fonte può avvenire. Questo qui è la produzione storica in Norvegia, e si vede che la produzione prima sale perché si utilizza sempre di più petrolio. A un certo punto la fonte o la sorgente comincia un po' a esaurirsi, e la produzione comincia a stagnare, e a un certo punto diventa troppo esoneroso per estrarre tutto il restante petrolio, ad esempio, quindi la produzione va giù, finché alla fine si arriva a un livello che probabilmente sarà in grado di coprire il bisogno di petrolio, che comunque ci sarà sempre, perché ci sono delle cose che dobbiamo produrre che richiedono il petrolio, certe plastiche, anche l'asfalto, eccetera, che però non chiedono tanto di petrolio quanto per produrre energia elettrica. Il secondo problema che conosciamo è legato all'inquinamento. Ogni volta che si brucia petrolio o carbone o qualcosa del genere, produciamo dei gas che entrano nell'atmosfera, produciamo dei polveri sottili. Qui a sinistra c'è una mappa della distribuzione dei polveri sottili in Europa, si vede bene dove si accumulano. Questo qui è la parte industrializzata della Germania, e questo è uno degli effetti dovuti al fatto che si brucia carbone, petrolio e quant'altro. Qui è una visione della Valle Padana che sta sotto una coperta di smog. Quando bruciamo, quando usiamo la benzina, anche produciamo polveri sottili e diversi gas. E si stima che più o meno in Italia all'anno muoiono circa qualcosa come 90.000 persone in qualche modo collegato all'inquinamento. Poi abbiamo un terzo problema, che sono i rifiuti, e questo soprattutto, adesso qui mi riferisco alle scorie e agli impianti nucleari, che sono un grosso problema, soprattutto perché rimangono radioattivi a lunghissimo tempo. Quindi a un certo punto tutte queste scorie devono essere messe da qualche parte in un deposito, che deve essere ultra sicuro, perché deve essere sicuro per migliaia, decine, centinaia di migliaia di anni. E c'è un problema molto stupido, cioè solo pensando che verranno delle future umanità nel futuro, magari parlano generazioni future, magari trovano un deposito, e si dovrà indicare in qualche modo che lì dentro c'è qualcosa di pericoloso, pensando che poche migliaia di anni fa non parlavano la lingua come la parliamo nostro, quindi ci sono anche problemi molto banali legati a questo. E quindi si deve assolutamente evitare la fuoriuscita delle sostanze da questi depositi, che è un problema non di poco, e soprattutto diventa un problema per le generazioni future. Magari per noi non è un problema, ma prima o poi sarà un problema. E adesso ritorno un attimo su questa figura qui. Quindi abbiamo visto che si cominciava a bruciare fossili, energie da fonti fossili, e una delle conseguenze è che questo, come effetto collaterale, che produciamo un sacco di CO2 che viene messo nell'atmosfera.
e il CO2, come sappiamo, è uno dei gas gas serra principali, che da un lato ci sta nell'atmosfera in modo naturale e anche nella storia sempre, diciamo, aiuta a mantenere una specie di equilibrio nell'atmosfera, anche perché non si può veramente parlare di un equilibrio, ma è una delle componenti nell'atmosfera che tiene la Terra a una certa temperatura, che fa sì che si poteva anche sviluppare la vita sulla Terra. Se però adesso noi bruciamo un sacco di fonti di carburanti fossili, vuol dire che andiamo anche a cambiare la composizione dell'atmosfera, quindi mettiamo mano in questo equilibrio molto, molto sottile che ha creato la natura in migliaia o anche milioni di anni. Questo qui fa vedere la composizione dell'atmosfera. Oltre a azoto e ossido ci sono altri gas, tra cui il CO2, che è quello, il gas che fa effetto serra con la maggiore concentrazione, se adesso non vogliamo parlare dell'acqua, che, cioè, il vapore di acqua, che è in verità quello, diciamo, il gas serra più forte, però è quello anche che si può, diciamo, che è più difficile anche di descrivere l'effetto, perché poi anche produce nuvole, che fa l'effetto opposto, quindi raffretta o fa riflettere verso il fuori la luce solare, quindi e comunque sta nel ciclo naturale dell'atmosfera, quindi, diciamo, sul vapore acqueo non si può fare tanto, però il CO2 è quello che dopo ha la maggiore concentrazione. E normalmente, cioè quando prima della rivoluzione industriale, più o meno stava al 0,03%, mentre adesso ci si sta avvicinando al 0,04%, o addirittura c'è stato sorpassato al 0,04%. E perché questo è un problema? Perché si è trovato anche nella storia, anche non recente, una correlazione tra il contenuto di CO2 nell'atmosfera e la temperatura media sulla Terra. Questo qui fa vedere la concentrazione di CO2 con la scala sulla destra e la temperatura media con la scala sulla sinistra, riferito alla temperatura nel 1000, non lo so, un certo, adesso non ricordo, riferito a un certo anno, dal 1880 fino a qualche anno fa, e si vede una chiara correlazione tra i due numeri. Se andiamo più indietro nel tempo, fino all'anno 1000, uno trova che anche, diciamo, si mantiene questa correlazione, e si vede soprattutto che solo negli ultimi meno 100 anni cominciava a aumentare di moltissimo il contenuto di CO2, e anche se si va centinaia di migliaia di anni fa, si trova sempre che c'è una forte correlazione tra contenuto di CO2 e temperatura. E studiando un po' più a fondo tutti questi dati, si è trovato che il CO2 nelle fasi che c'erano sempre due fasi, una prima fase in cui il CO2 veniva anche rilasciato nell'atmosfera a causa di, ad esempio, scioglimento di ghiacciaie e cose del genere, che però una volta comincia a salire, questo faceva una salita della temperatura che poi seguiva il rilascio di CO2. Quindi, sicuramente il contenuto di CO2 nell'atmosfera è una delle componenti che fa alzare la temperatura media sulla Terra, quindi sarebbe da diminuire. E si pensa che una soglia un po' critica sia intorno al 400 ppm, o 0,04%, che è quella dalla quale, diciamo, ci siamo arrivati o ci stiamo arrivando. E quello che preoccupa un po' è che, se si guarda su questo plot qui, l'ultimo pezzetto, che è quello dove l'uomo poteva avere qualche influenza, come schizza in alto il contenuto di CO2, mentre prima era sempre più o meno contenuti molto più bassi. Ok, cosa possiamo allora fare? Quali sono le strategie di contenimento anche del riscaldamento globale? E qui una delle cose che possiamo fare è di usare delle energie rinnovabili,
che non riemettono nel ciclo, nell'atmosfera, delle sostanze come il CO2 che prima la natura ha in qualche modo tirati fuori dal ciclo. E qui una di queste fonti è il fotovoltaico tradizionale, però poi anche il fotovoltaico innovativo, che adesso al momento c'è molta ricerca su questo campo. Poi ci sono altre cose che si possono fare, si può recuperare energia, ad esempio energia termica, e si può anche aumentare l'efficienza energetica, però di queste due cose adesso qui non parlerò. Quali sono le principali tecnologie rinnovabili? C'è l'idroelettrico, l'eolico, geotermico, biomasse e il fotovoltaico, e questo è quello che ci interessa qui principalmente. Vediamo brevemente come si è evoluto, come si sono evolute le energie rinnovabili. Questo è un grafico che fa vedere l'Italia, in cui vediamo solo le fonti rinnovabili. L'idroelettrico è quello che prende la maggior parte prima del 2012 più o meno, e è rimasto più o meno uguale, cresce un pochettino. Poi vediamo la geotermia, che è molto basso purtroppo, anche se l'Italia avrebbe tante fonti di energia geotermica. C'è un po' di più energia che un po' aumenta, l'eolico che anche sta aumentando. Poi vediamo che nel 2010 c'era un forte aumento del fotovoltaico, che probabilmente era un po' connesso anche a degli aiuti statali in quel periodo, che però hanno aiutato alle persone di acquistare fotovoltaico anche per metterlo sui tetti delle case private, ma anche di mettere su dei grandi impianti per produrre energia elettrica. Questo qui è la stessa figura però per la Germania fino a anni un po' più recenti. È possibile qui, anche qui, l'idroelettrico era la parte maggiore per anni non recenti. C'era biomassa quello verde lì, che più o meno è rimasta uguale, mentre il fotovoltaico anche qui dall'anno 2006 più o meno è cresciuto di molto, e adesso negli ultimi anni un po' è stagnato. Vediamo anche che la curva rossa fa anche vedere la totale capacità di tutte le energie rinnovabili, che è cresciuto abbastanza in modo significativo negli ultimi 10 anni. E sì, nel 2017 circa il 36% dell'energia elettrica in Germania è stato generato da fonti rinnovabili. Questo ha comportato poi, ad esempio, una riduzione non è una riduzione di emissioni di CO2, però si può, diciamo, dall'energia prodotta da fonti rinnovabili si può ricavare quante emissioni di CO2 questo ha evitato. E questo ho fatto vedere qui con la curva arancione, che è correlato in questo caso con l'aumento del fotovoltaico. Quindi effettivamente si può risparmiare emissioni di CO2 usando il fotovoltaico. L'idroelettrico lo conosciamo tutti, non credo che devo dire tante cose su questo. Forse il punto è che l'idroelettrico è una delle fonti rinnovabili che può produrre la maggiore quantità di energia per impianto. La parte un po' negativa forse dell'idroelettrico è che ha un impatto abbastanza grande ecologico, no? Un impatto ambientale abbastanza grosso, perché uno deve fare una diga, deve inondare grosse quantità di terra, che può essere un problema per l'ecosistema in linea di principio. Ci sono anche idroelettrico in forma più piccola sui fiumi, e qui c'è, allora, in Italia non so adesso quanto è installato di questo. In totale la Cina è comunque il maggiore produttore di energia idroelettrica. Poi c'è il vento, l'eolico, che è anche cresciuto in Italia, e se andiamo in giro in Italia ogni tanto si vedono questi impianti.
più o meno a livello mondiale produce circa il 2% dell'elettricità e c'è una crescita comunque che è abbastanza grande, c'è qualcosa come il 25% di crescita annuale dell'eolico. E la Danimarca genera, sembra che generi più di un quarto della sua energia dal vento, però in quel caso sono degli impianti che stanno non sulla terraferma ma sul mare. Questo un po' anche perché la possibilità di produrre energia dal vento in modo efficace dipende dal suolo, da dove è messo, cioè se ci sono delle, siccome le pale stanno in vicinanza del suolo alla fine, forse qui abbiamo visto qualcosa come, no, viene dopo, qualcosa come forse 100 metri dal suolo, se ci sono delle colline, montagne, case, questo fa sì che il flusso, diciamo, il vento è meno forte vicino al suolo, quindi si può produrre energia in modo meno efficace. Qui sulla mappa ad esempio vediamo dove in Italia sono le zone più utilizzabili per l'eolico. E infatti mi ricordo che ci sono degli impianti, se uno va in Abruzzo, qui in queste zone si vedono, mentre non mi sembra che ci siano dall'altra parte dell'Italia, almeno non li ho viste. L'eolico, qui si vede la crescita dell'eolico storica dal 2007 fino al 2017 e la potenza totale installata di 540 gigawatt attuali, cioè o nel 2017, e si vede abbastanza crescita, è una crescita abbastanza costante, quindi una delle fonti che sembra essere interessante. E qui sulla foto vediamo anche alcuni esempi che fa vedere quanto sono grandi queste pale eoliche. Uno dei problemi si potrebbe dire che c'è gente che dice che non sono belli da vedere, che si può dire, se possono produrre energia pulita, d'altronde magari uno deve anche, diciamo, devi vivere magari con qualcosa che in altre circostanze uno vorrebbe evitare, ma visto che il risultato magari è meglio avere qualche pala da qualche parte. Poi c'è la geotermia, che è molto sviluppata in alcuni paesi, purtroppo non in Italia. E questo qui fa vedere la potenza installata in diversi paesi, in questo caso qui sono gli Stati Uniti quelli che hanno maggiore potenza installata. Vediamo l'Italia sta lì in mezzo, ma ad esempio si vede lì, diciamo, quello che è arancione è la crescita, e si vede che ad esempio in Italia sembra che non si investe nel geotermico, anche se in verità ci sarebbero tanti posti dove si potrebbe utilizzarlo, visto tutti i vulcani, l'attività vulcanica geotermica che c'è in Italia. Okay, forse non dico niente sulle biomasse, diciamo tutti biomasse anche di origine vegetale, di origine animale, che si può utilizzare tra l'altro per produrre del carburante, ad esempio si può produrre biogas, biometane per usare nelle macchine che vanno a metano. E tutto sommato l'energia dalla biomassa è più o meno a impatto zero, a bilancio neutro, perché più o meno rilascia la stessa quantità del CO2 come se ad esempio le piante vivessero nel modo normale, poi, quindi non introduce nuovo CO2 nel ciclo, ad esempio, nel ciclo naturale, perché non prende niente dal sottosuolo che è stato immagazzinato, ma solo dalle piante vive che ci sono sul pianeta. Ed è ad oggi è soprattutto usato appunto per fare per i trasporti, cioè per fare carburanti. Posso una domanda? Sì. Qui ad esempio in Italia abbiamo avuto un provvedimento legislativo, un accordo con alcuni gestori, per cui in realtà le biomasse sono usate per generare elettricità.
Lì c'è uno dei problemi, credo lì, è che poi la gente comincia a produrre proprio, diciamo, a crescere piante per questo scopo, che potrebbe poi, soprattutto se poi si va a fare in altri paesi dove costa meno, poi prende via terra per produrre cibo, ad esempio. No, noi l'abbiamo fatto qui. Ah, beh, se si fa qui, adesso, credo dipende poi come si fa, perché se si fa... Non con gli scarti, se sono Sì. state sostituite intere colture Sì. agricole con... Questo potrebbe essere un problema perché poi vuol dire che non si produce qualcos'altro che è ugualmente necessario. Però questo probabilmente è più un problema anche poi di legislazione, di come si impone nella legislazione, credo. Ok, arriviamo al sole. Quindi la domanda è come si può utilizzare questo enorme flusso di energia che ci viene dal sole, e qui ci sono principalmente due modi: o si utilizza la luce del sole per riscaldare qualcosa, e questo si fa ad esempio con l'accelerazione di acqua calda sanitaria che si mette sui tetti, quindi produrre direttamente acqua calda. Si produce però anche, si usa anche in impianti che producono energia solare, termodinamica, si dice, in cui la luce del sole viene concentrata in un punto, che in questo caso qui sarebbe in questa torre, qui c'è un buco e lì viene concentrata tutta la luce che arriva su questi specchi qui, e lì genera un'altissima temperatura che è in grado di, ad esempio, liquefare un sale o per produrre vapore, e questo poi può essere utilizzato per alimentare delle turbine e produrre di nuovo energia elettrica. Però questi qui sono impianti abbastanza grossi e credo anche abbastanza complicati, perché si ha anche a che fare con altissime temperature. E c'è un impianto, non so, credo ci sia uno in Italia, uno in Spagna, poi c'è qualcun altro, cioè non ci sono tantissimi di questi impianti qui in giro. E poi quello che interessa a noi soprattutto è il fotovoltaico, che è un modo, per così dire, diretto di trasformare la luce che ci arriva dal sole direttamente in energia elettrica, sfruttando un dispositivo che è la cella solare, che è in grado di trasformare in modo diretto l'energia di luce in energia elettrica. La cosa interessante del fotovoltaico è che uno può calcolare che serve veramente poca area della terra per coprire tutto il fabbisogno dell'umanità in energia elettrica, e questi rettangoli qui indicano sei zone sulla terra che sono zone deserte, in cui basterebbe coprire una certa area con pannelli fotovoltaici, che produrrebbe tutta l'energia dal fotovoltaico che ci serve. Non si userebbe in questo caso terreno che è fertile. Ovviamente poi ci sono una serie di problemi, quindi questo qui è solo una specie di Gedanken experiment, perché poi questa energia dovrebbe arrivare dove si vuole. Poi le celle solari, quelle che adesso vengono utilizzate per produrre energia elettrica, non amano tanto il calore ed altri problemi. Comunque questo è interessante sapere che anche una piccola area coperta da celle fotovoltaiche produrrebbe l'energia necessaria per l'uomo. Vi volevo un attimo indicare come funziona l'effetto fotovoltaico. Non so quanto qui si sa come funziona una cella fotovoltaica. Il principio è quello che c'è il sole qui che emette luce, fotoni che arrivano sulla nostra cella, e l'idea è che all'interno della cella abbiamo un certo materiale che è in grado che questi fotoni vengano assorbiti, producono degli elettroni liberi nella cella, che poi vengono raccolti da due contatti che sono indicati da questi puntini qui, e che se viene chiuso il circuito esterno viene messo qualche carica, come una lampadina, qualcosa. Questo fa scorrere una corrente che poi può essere sfruttato appunto per alimentare qualsiasi attrezzo elettrico, oppure per poi con un po' di post-processing per così dire,
di questo segnale elettrico per immetterlo nella rete elettrica per distribuirlo. Più o meno la cella fotovoltaica in questo senso funziona come una batteria, no? In cui però in questo caso sarebbe un'energia chimica che è storata dentro, che si può riutilizzare chiudendo il circuito, mentre qui è energia solare, energia che viene portata dai fotoni, che viene convertito in energia elettrica. E l'efficienza di una cella è uno dei parametri quasi più importanti di una cella, e questo perché se prendiamo una piccola cella 10x10 cm sulla quale arrivano qualcosa come 10 watt, se abbiamo una cella che ha un'efficienza di 10% possiamo tirar fuori 1 watt, se la cella arriva a 20% possiamo avere la doppia potenza per parità di area della cella. Quindi uno dei parametri di performance delle celle solari che in genere si vuole massimizzare è l'efficienza. E questo è fatto vedere qui, anche se è un po' un casino. Questo qui è una figura che si trova su internet, sul sito della National, come si chiama? Non ricordo più come il nome in esteso. In America la società che fa ricerca sull'energia in genere e che tiene traccia dei record delle efficienze nelle diverse celle, nelle diverse tecnologie, e quindi questo qui sta per tutte le tecnologie che in qualche modo sono rilevanti o per applicazioni o anche solo per ricerca, come si è evoluto i record delle efficienze misurate. E questi record sono dei record che sono misurati in modo, cioè, si può fidare di questi numeri perché sono stati misurati da certe persone con certi strumenti ricontrollati, quindi hanno il label che sono giusti. E qui vediamo, questi sono suddivisi in diverse tecnologie, quindi qui già vediamo che il fotovoltaico è suddiviso in diverse tecnologie. Questo blu qui è il silicio tradizionale, che vediamo che è molto vecchio, cominciava dopo il 1975 e ha fatto un'evoluzione in efficienza che cominciava qualcosa intorno al 15% e oggi è arrivato vicino al 30%, sta più o meno al 28% di efficienza. Queste qui sono tutte celle di ricerca, quindi sono piccole celle. Se poi si va sul modulo grande si perde sempre un po' di efficienza perché c'è un po' di aria che non è attiva e altre cose, l'estrazione dove si perde un pochettino, ma questo comunque dà un'indicazione di dove sta la tecnologia. Poi ci sono queste tecnologie qui, fatte vedere in viola, che hanno efficienze molto alte, si arriva qui al 46%, che sono tutte tecnologie che usano diverse celle una sopra l'altra, con materiali, molti sono basati su arsenuro di gallio e compositi, sono normalmente tecnologie molto costose e vengono utilizzate ad esempio per fare i pannelli sui satelliti, in cui l'efficienza, la massima efficienza vuol dire minima area, vuol dire minimo peso, eccetera. Quindi lì il costo, diciamo, non è un fattore importante, è importante di avere, diciamo, il migliore che si può avere. E poi vediamo, questo blu qui cristallino viene chiamato anche il fotovoltaico di prima generazione, che è quello standard. E poi ci sono altri due colori, verde e arancione. Verdi qui sono Thin Film Technologies, che viene chiamato anche il fotovoltaico della seconda generazione, in cui è andato verso una struttura della cella solare in cui si riesce a ridurre lo spessore della cella, che vuol dire che si riduce anche l'utilizzo di materiali. E qui si vede che con queste tecnologie più o meno si arriva intorno al 23%. Ok, quindi
un po' più basso del silicio normale, ma più o meno diciamo, sono efficienze comunque buone. E poi ci sono tutte quelle tecnologie arancioni qui, che sono le tecnologie di terza generazione, che sono basate ad esempio su materiali organici e su materiali in cui viene utilizzata una specie di colorante che assorbe la luce. E tutte queste, l'idea di queste qui è che hanno come i thin film technologies layer che sono normalmente abbastanza sottili, quindi l'utilizzo di materiale è basso, e poi utilizzano spesso materiali che sono molto abbondanti. E un'altra cosa è che possono essere processati con dei metodi molto semplici, ad esempio a bassa temperatura, con dei metodi di stampa, o roll to roll, che sono tutti metodi che sono anche molto ben scalabili a grandi aree e a grande quantità. Tutte queste tecnologie qui sono basate sulla tecnologia semiconduttore standard, che è basato su un wafer, cioè si può produrre tipo un pezzo di semiconduttore iperpuro che magari ha questo diametro qui, e questo è l'area che si ha a disposizione. Poi se si vuole fare un'area più grande si deve comporlo da pezzetti, per questo diciamo c'è le solari di silicio, quelle vecchie hanno sempre questi rettangolini più o meno 10x10 cm, poi è composto da questi. Questo anche comporta industrie di produzione molto onerose, molto costose, molto grandi, sono processi che devono essere iperpuri, sotto vacuo, ad alte temperature, e l'idea qui è di andare verso tipi di produzione che sono molto simili a quello che si fa nella stampa normale. E poi c'è un tipo di cella molto interessante, che è questo qui, giallo con arancione intorno, che è uno di quelli che è della terza generazione, che parte da qui, nel 2012 partiva, e poi è salito qua su e ha sorpassato tutti quanti, è arrivato adesso al 24%, basato su un materiale un po' particolare che è chiamato perovskite, forse qualcuno ha sentito il nome, è molto in auge al momento, cioè tutti quelli che stavano qui lavorando su questa tecnologia qua sono saltati su quell'altro cavallo e stanno lavorando su quello. Anche il nostro gruppo sta lavorando su questo materiale, è molto interessante, promettente, però ha i suoi problemi, come ad esempio non è molto stabile. Comunque sia, più del 90% di tutto il fotovoltaico installato è basato sul silicio, e questo perché la tecnologia del silicio è così ben evoluta e a larga massa, quindi anche i prezzi sono molto bassi e l'efficienza comunque abbastanza alta per produrre in maniera diciamo, efficiente energia elettrica. Questo qui è, quindi, così come si vede, installazioni fotovoltaici basati su pannelli al silicio, e appunto un'industria molto scalata, quindi anche i prezzi sono contenuti. Sono due tipi di installazioni essenzialmente: una è centralizzata a terra, quindi una grande area coperta di pannelli che è come una centrale elettrica che produce energia elettrica, nient'altro, e poi ci sono le installazioni decentralizzate su tetti di case che più che altro producono energia per la casa, più il resto che si può rimettere nella rete. Poi vediamo anche che c'è una differenza poi di prezzo dell'energia tra questi due. Ovviamente. Ma come i pannelli sono resistenti per esempio alla grandine? Cioè se è grandine? Ma non credo, no, per grandine non credo, perché sono comunque incapsulati in dei materiali sono resistenti. Sì. Poi allora, qui vediamo le diverse generazioni del fotovoltaico e come più o meno il loro impiego. Allora il silicio cristallino appunto viene fatto per generare energia essenzialmente, mentre la seconda generazione una parte anche si pensava che si potesse utilizzare per produrre proprio energia. Poi lì la cosa interessante però anche è che questi tipicamente si possono ad esempio produrre anche su film di plastica,
su grande area si può fare facilmente delle celle flessibili, quindi si aprono delle applicazioni alternative in cui magari non si pensava che si potesse utilizzare il fotovoltaico, anche come integrazione in tessuti, integrazioni in zaini e cose del genere. Mentre la terza generazione, basata su polimerico, plastico e a colorante, questa è soprattutto interessante anche per, ad esempio, integrazione in edifici. Per esempio a destra vediamo un pannello fotovoltaico che è fatto con un colorante in cui si può anche controllare il colore, perché si ha diversi coloranti a disposizione, poi cambia ovviamente anche l'efficienza, eccetera. Però questo si può, ad esempio, produrre come vetri che si può usare per rivestire edifici, per fare vetri che un po' oscurano e un po' producono comunque anche energia. Quindi anche qui questo fotovoltaico di terza generazione, una grande parte andrà su applicazioni di nicchia, ma non principalmente per la produzione di energia. Questa è una visione delle diverse generazioni, in cui vediamo come le diverse generazioni anche hanno un altro target in termini di efficienza e di prezzo. Cioè la prima generazione stava qui molto basso, diciamo medio in efficienza, ma con una grande distribuzione dei prezzi, e poi comunque però tutte queste tecnologie qui sono nel tempo mossi in su nel prezzo, questo perché questo succede sempre, no? Quando una tecnologia si evolve, quando aumenta la capacità, si abbassa, o quando si aumenta il volume di produzione si abbassa il prezzo, quindi questi sono mossi questa nuvola verso qua. La seconda generazione è più indirizzato verso delle tecnologie che sono meno costose, ma magari non hanno tanta efficienza, mentre la terza generazione vorrebbe puntare in qualche modo più in alto in efficienza, mantenendo un prezzo basso. E questa è una figura delle diverse di come sono fatte le strutture delle celle solari nelle diverse generazioni. Questa è la prima, wafer-based, in cui abbiamo cella silicio, gallium arsenide, in cui ci sono layer molto spessi del materiale che assorbe, del silicio soprattutto perché non assorbe moltissimo. Poi le tecnologie a thin film, che hanno tanti diversi layer, però che sono tutti sottili, cioè questi qui sono magari decine, centinaia di micron spesso, questi qui sono forse un micron. E poi quelli emergenti, che contengono magari strani materiali, tantissimi layer, e qui si deve fare un sacco di ottimizzazioni dei diversi layer per ottenere delle efficienze in modo, diciamo, così che possono veramente funzionare in modo bene. Questo lo salto, forse è poco interessante. Questo era solo per illustrare che quelli emergenti soprattutto spesso hanno strane configurazioni all'interno, miscugli di diverse molecole, e sono molto complicati poi in conseguenza anche per descriverli in modo teorico. Spesso la gente prova delle cose, cioè sono spesso chimici che provano un po' qualcosa, se vuoi viene bene va bene, se viene male provano qualcos'altro. E i teorici che si strappano i capelli perché non si capisce bene spesso cosa sta succedendo veramente. Ma questi pannelli sono dannosi o no per il corpo umano? Cioè tipo che emettono radiazioni o hanno delle polveri sottili? Non so. Finché non si rompono non fanno polveri sottili. Poi non emettono niente, perché non, diciamo, quello che producono è una corrente in continuo. E quindi non emettono radiazioni. L'unica cosa che una cella ideale emette luce quando non si mette un carico elettrico, riemette la luce che ha assorbito tutto qui. Allora, questo qui è l'organico, il fotovoltaico organico, che appunto è stampabile. Quindi la cosa interessante qui è che se uno prende questo è un pannello che è stato prodotto saranno 2-3 passi tecnologici, però direttamente su quest'area qui sarà un pannello che è più o meno così grande.
con degli attrezzi, cioè niente sottovuoto, sono delle macchine che più o meno depositano, mettono un po' di liquido sul vetro e poi spalmano più o meno. Serigrafia. Sì, ci sono, appunto si usano queste serigrafie, si usa tipo quello che come si chiama, se si colora con lo spray, si chiama spray coating, blade coating, in cui si mette una, un blob del materiale, poi con una specie di coltello si spalma. Ovviamente poi dipende dalle delle diverse tecnologie, ma poi magari uno fa il layer, il materiale più buono, l'altro meno, però sono tutte tecnologie che sono molto semplici in fondo. Non è niente a confronto con una clean room in una facility grande di silicio in cui si deve andare dentro con tutto impacchettato e non toccare niente. Queste qui sono molto semplici e comunque possono uscire delle celle che hanno delle efficienze anche abbastanza buone. Cioè, l'interessante è che questi materiali non sono molto, diciamo, anche se saranno molto difettosi, non molto ideali, e questo non risentono molto di questo nel loro funzionamento. Materiali organici comunque vengono già utilizzati anche su larga scala nell'elettronica, diciamo, se prendete in mano un cellulare può essere che c'è dentro un display che è fatto da LED organiche, quindi sono materiali organici che sono in grado, molecole particolari che si riesce a utilizzare bene in una tecnologia, a produrre un array di emettitori che fa il display, che sono delle molecole organiche, anche televisori, no? Quindi già esistono dispositivi che usano l'elettronica organica. Questo è un esempio di come potrebbe essere, come potrebbero essere questi processi. Quindi questo è il silicio, quindi la clean room, molto complicata, estremamente costosa, cioè se uno vuole aprire una fabbrica basata su silicio si prende in mano, non so, 1 miliardo di euro, non so quanto, ma saranno decine di milioni di euro, immagino, mentre qui sono essenzialmente materiali organici, processi di coating, di stampa, anche questi roll-to-roll, uno potrebbe avere il substrato sul quale si mette, si deposita la cella, che potrebbe essere un rullo infinito di qualche plastica, qualcosa così che gira qui e mentre gira produce la cella su larga area. Poi ci sono quelli a inchiostro, che anche loro possono essere fatti nella stessa misura. Poi ci sono anche già alcuni prodotti che credo stanno sul mercato, applicazioni appunto che si può metterli dentro degli oggetti, si portano con sé, ci sono anche dei caricatori per cellulari, soprattutto poi interessanti quelli che possono, si possono srotolare perché possono essere flessibili. Salto questo qui a colorante, che un po' riprende l'idea della fotosintesi, e qui si possono fare anche delle cose molto artistiche, quindi queste sarebbero delle celle che hanno un aspetto artistico ma allo stesso tempo producono un po' di energia, sarà poca ma comunque qualcosa producono. Le vetrate, le nuove vetrate. Sì, le nuove, sì, sì. E qui questo è un esempio di diversi colori, quindi la stessa cella fatta con questo, con diversi coloranti, che permette di controllare il colore, quindi questo dà anche un po' di libertà all'architetto che vuole integrare qualcosa del genere in un edificio. Questo è la... ok, veniamo a alcuni numeri, stoppatemi quando divento troppo lungo. Questa è la potenza installata fino al 2017 mondiale. Vediamo che in totale è al momento installato qualcosa come 400 gigawatt di fotovoltaico, e vediamo una forte crescita nel tempo del fotovoltaico. E questo lo divide anche in paesi. Vediamo che il paese che cresce moltissimo e che ha una grande quantità di fotovoltaico installato è la Cina,
Poi ci sono gli Stati Uniti che hanno anche un po' qualcosa, anche il Giappone e poi l'Italia che ha anche una piccola parte, però l'Italia più o meno è rimasta a livello globale più o meno al livello. Questo fa vedere la potenza installata e l'aumento nell'ultimo anno, credo. E si vede qui Cina che ha la maggior parte e qui ha aggiunto più o meno quasi altrettanto quanto aveva già. Quindi Cina investe tantissimo nel fotovoltaico. E questo è un po' anche un po' un problema perché questo lì in Cina anche diciamo, lo Stato mette tanti soldi dentro, mentre in Europa l'Europa mette pochi soldi dentro, un pochettino per la ricerca, però nel momento in cui dovrebbe diventare qualcosa di interessante economicamente, diciamo, non pompano dentro soldi, mentre altri paesi pompano molto. Anche l'Italia sta crescendo un po'. Questo è interessante perché fa vedere l'evoluzione del prezzo, cioè quasi ogni tecnologia ha una cosiddetta learning curve che fa vedere come evolve il prezzo e in questo caso è verso la produzione cumulativa di energia e si vede che più si produce celle fotovoltaiche, più si abbassa il prezzo. Questa è una questione di volume di produzione, che questo è un po' simile a tutte le leggi anche, diciamo, anche per microprocessori e quant'altro. E qui si può poi leggere una rate di decrescita del prezzo. Questo è importante perché questo più o meno ci fa vedere quando il fotovoltaico diventa competitivo con altre tecnologie. Adesso questo qui è un dato credo medio su diverse tecnologie. E questo qui fa vedere l'andamento del prezzo, e questo è il cosiddetto levelized cost of energy, che dovrebbe contenere tutti i costi, dalla produzione del pannello fino alla fine della vita della cella. E quindi lo smaltimento dovrebbe di queste, perché le celle durano una trentina d'anni, no? Sì. Ma poi che succede con lo smaltimento? Perché anche quello ha un costo, no? Sì, ma credo che questo costo dovrebbe essere dentro. Sì, ma le celle poi il silicio. Sì, ma il silicio si può riciclare. È tipo l'asfalto che si rifà. Ma si può, si fonde, in linea del principio si può rifondere e poi da quello. E si fanno le cellule nuove? Nuovo silicio, poi dipende dalla tecnologia. Cioè il silicio cristallino forse non è un migliore elemento da. No, il silicio no, anche perché il silicio come elemento non è. Silicio anche queste terza generazione. Adesso lì dipende dal materiale, ci sono alcuni, lo vedremo dopo, alcuni contengono cadmio, che non è il massimo, adesso li contengono in un modo in cui non è troppo nocivo finché non viene bruciato. Poi ci sono alcuni che contengono il piombo, che è un po' più un problema. Però c'è discussione perché poi contengono una quantità minima di piombo, quindi magari meno di quello che ci sta nel suolo, quindi diciamo, non è molto chiaro in quel senso quanto sono nocivi. In quelli di terza generazione i materiali nocivi sono soprattutto quelli che a volte vengono utilizzati durante la processazione dei materiali, non tanto quelli che poi stanno effettivamente nelle celle. Ma la cosa interessante qui è l'evoluzione del prezzo, di questo prezzo diciamo, globale, che del fotovoltaico era qui molto alto, poi abbiamo il nucleare, quella rossa, blu e il vento, il verde il gas e poi il carbone, quello grigio. E vediamo che più o meno nel 2013 la curva del fotovoltaico ha tagliato quella del nucleare, attenzione, e quello del carbone. E quello del nucleare lo dico perché uno pensa che il nucleare costa poco, però lì i costi sono all'inizio per fare una cosa e poi alla fine. E mentre il vento, ad esempio, questo il vento costa ancora, è quello che costa di meno, però diciamo, siamo ormai in una fase in cui l'energia dal fotovoltaico, sempre qui da grandi
da grandi centrali, non quelli che mettiamo sul nostro tetto, ma quelli dalle grandi centrali, che compete con le fonti fossili.